una figura profetica ci è proposta nelle letture di questa domenica. Ma con la diciassettesima domenica del tempo ordinario, in questo anno B avviene un cambiamento di evangelista. Siamo abituati a seguire l'evangelista Marco lungo tutto l'anno, ma a partire da questa domenica... Marco lascia il posto a Giovanni e per cinque domeniche ci accompagnerà il capitolo 6 del quarto Vangelo. Perché, arrivati al momento in cui Marco racconta l'episodio della moltiplicazione dei pani, la liturgia sostituisce il brano di Marco con il racconto di Giovanni per il fatto che Giovanni, dopo questo episodio miracoloso, presenta un lungo discorso con cui Gesù spiega il senso del segno del pane e saranno proprio le letture evangeliche delle prossime domeniche. Oggi ci è proposto dunque l'inizio del capitolo 6, secondo Giovanni, dove viene narrato L'episodio in cui Gesù dà da mangiare ad una grande folla di persone con cinque panini. L'Evangelista Giovanni evidenzia un particolare ulteriore: c'è un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Dicono i discepoli. Gesù non parte dal nulla come creatore potrebbe, ma noi non dobbiamo dirgli quello che dovrebbe o potrebbe fare. Dobbiamo imparare a essere ascoltatori attenti e valutare quello che fa. Parte dal contributo piccolo di un ragazzo. È poca cosa cinque panini per una folla immensa, e tuttavia è un punto di partenza. Forse abbiamo sbagliato operazione chiamando questo segno moltiplicazione. Di fatto il racconto dice che Gesù prese i pani, rese grazie, li spezzò, li diede a quelli che erano seduti e li distribuirono. È il miracolo della divisione del pane. Condividendo il pane, Gesù rende possibile il nutrimento per tutti, partendo da qualche cosa di piccolo donato da un piccolo. Il segno della grandezza di Dio, della grazia, si radica proprio nel dono piccolo. Madono iniziale. Come preparazione all'episodio narrato dall'Evangelista, la prima lettura, tratta dal secondo libro dei re, ci presenta, come dicevo all'inizio, un altro profeta. Si tratta di Eliseo, discepolo di Elia. Personaggio importante del nono secolo avanti Cristo, profeta significativo ma non scrittore. Non esiste il libro di Eliseo, come non esiste il libro di Elia. Ma questi antichi profeti hanno creato delle scuole, dei movimenti, delle correnti di pensiero, quasi degli ordini religiosi cioè gruppi di persone che li hanno seguiti come maestri. In particolare, con Eliseo si sono venuti a creare dei gruppi chiamati figli dei profeti. Eliseo è presentato come un uomo di Dio, il rappresentante di Dio, personaggio importante, stimato, a cui accorrono con benevolenza, e il breve episodio che ci è proposto narra appunto di un devoto che parte da un paesino lontano, Baal Salisa, e arriva fino al luogo dove si trovava Eliseo e gli porta in regalo delle primizie col primo orzo che aveva mietuto e trebbiato ha fatto il pane e venti panini fragranti col grano novello li regala al profeta, uomo di Dio. Eliseo accetta il regalo ma non lo prende per sé in un modo eh, esclusivo, come accentratore del dono, ma rilancia il dono, dallo da mangiare alla gente, gli dice. Quell'uomo aveva fatto un bel regalo al profeta, venti panini erano un bel dono per il profeta e il suo gruppo di attendenti. Dal momento in cui invece Eliseo vuole dargli da mangiare a tutto il popolo diventa niente. Il servitore, che non ha la mentalità aperta di Eliseo, se ne rende conto e glielo fa notare. Come posso mettere questo davanti a cento persone? Eliseo replica in tono duro: T'ho detto di darlo da mangiare alla gente perché così dice il Signore, ne mangeranno e ne faranno avanzare. Il servitore allora obbedisce, lo pose davanti a quelle cento persone che mangiarono e ne fecero anche avanzare, proprio secondo la parola del Signore. Ecco la parola del Signore. Condividendo il pane, venti panini bastano per cento uomini. Il racconto voleva mettere in evidenza la grandezza di Eliseo, profeta generoso che insegna una parola sulla generosità, ma noi facciamo naturalmente il confronto con Gesù, 5 panini. Bastano per 5.000. Notate il contrasto. Là con Eliseo 20 per 100 persone. Gesù è un profeta enormemente più grande di Eliseo. Ma la linea della rivelazione è sempre quella, la generosità di un piccolo e l'impegno al dono, a non tenere per sé ma a condividere. Al Salmo 144 noi risponderemo chiedendo con insistenza al Signore, apri la tua mano, Signore. Il Signore non ha nessuna intenzione di chiudere la mano, è Lui che ci ha insegnato ad aprire la mano. E noi ce lo ripetiamo, diciamo a Lui, apri la tua mano e sazia ogni vivente. Perché noi possiamo imparare ad aprire la nostra mano. Grazie a te, Signore, noi siamo saziati. Aiutaci a essere nutritori con la nostra generosità. E l'Apostolo, nella lettera agli Efesini, ribadisce l'unità realizzata da Gesù: un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo un solo Dio, padre di tutti, al di sopra di tutti, che opera per mezzo di tutti. L'unico generoso opera attraverso la generosità di tutti coloro che si fanno discepoli di Dio, che hanno mangiato la sua sapienza per diventare nutritori dei fratelli.